Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video Tutto Tech, sezione bimbi. Ciao ragazzi. Devo partire. Così. Di qualcosa. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech, sezione bimbi. Ciao oggi... ragazzi. Allora, fammi salutare. Dai. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech, sezione bimbi! Ciao ragazzi! Nel video di oggi la Tania ci presenterà una ricettina dolce dolce, perché fino adesso abbiamo fatto il salato, la carne, la pizza e quant'altro. Adesso passiamo al dolce, e quindi cosa faremo Tania? Se vi dico savoiardi, voi a cosa pensate? Al tiramisù, ovvio! Ho pensato ad un dolce di facile realizzazione anche all'ultimo minuto, che debba stare in frigo per quelle ore necessarie per arrivare al dopo cena, che ci viene sempre quel languorino lì. E ahimè, abbiamo ceduto, oggi ci concediamo questo tiramisù, dai, ogni tanto ci può stare. Avete paura della ricetta con le uova non cotte, eccetera, tranquille, il bimbi ha la ricetta con le uova pastorizzate, perché le pastorizza lui. Andiamo a vedere. Andiamo a leggere gli ingredienti. Il tiramisù è una dose per 4 persone, cioè noi due per due volte, però potete scegliere tra 4, 8 e 12. Noi applichiamo la dose per 4. Abbiamo bisogno di un uovo, un tuorlo, 40-60 grammi di zucchero, a seconda se siete più o meno golosi di zucchero, 250 grammi di mascarpone, 150 grammi di savoiardi, 150-200 grammi di caffè espresso freddo e 20 grammi di cacao amaro in polvere. Procediamo. Posizioniamo la nostra farfalla, eccolo qua, all'interno del boccale. Assicuratevi di inserirla perfettamente e agganciarla come si deve. Non potete sbagliare, è in mezzo alle lame. Andiamo avanti. Mettiamo nel boccale un uovo e un tuorlo. Un uovo, tac. Separiamo il tuorlo dall'albume. Tac, e andiamo a inserire il tuorlo all'interno del boccale. Ci servono 40-60 grammi di zucchero, io starei nel mezzo con 50 grammi. Andiamo ad azzerare la tara, ricordiamo che il nostro bimbi ha anche la funzione della bilancia, non dobbiamo quindi prendere altre cose, altri aggeggi dalla dispensa. 50 grammi di zucchero, posizioniamo il misurino. Chiudete le porte, fa casino. Vedete, si è attivata la temperatura a 37 gradi e andrà avanti per 6 minuti. Cosa vuol dire? Che quindi le uova non saranno completamente a crudo, ma saranno pastorizzate, quindi un minimo di cottura che ci consente di essere più tranquilli. Almeno io ho sempre un po' la pizza delle uova a crudo, quindi preferisco cucinarle sempre, cuocerle sempre. E quindi questo c'è un minuto. Aggiungiamo 250 grammi di mascarpone, quindi la confezione intera, così non vi avanza. E andiamo avanti fino alla velocità 3,5 per 20 secondi. Il nostro bimbi ci sta avvisando che è finito, andiamo avanti. Togliamo la farfalla. Attenzione, sgocciolerà. Non fate danni come faccio io di solito. Andiamo avanti. Sistemiamo il caffè all'interno di una ciotola. Come vedete, io l'ho già preparata qui. È già raffreddato. E passeremo velocemente la metà dei savoiardi nel caffè da entrambe le parti senza inzuppare troppo. Distribuiremo i savoiardi all'interno della nostra teglia e copriremo tra uno strato e l'altro con la nostra crema. Cominciamo a inzuppare i nostri savoiardi. La quantità di caffè è assolutamente soggettiva a chi piace più morbido, a chi piace più secco, il biscotto imbevuto. A noi ci piace una via di mezzo. La nostra crema, se siete riusciti a non magnarvela tutta, perché naturalmente va assaggiata, è venuta un po' liquida, sono onesta, non so perché, ma vediamo, sicuramente quando dovrà stare a riposare un po' in forno, sicuramente si solidificherà un pochino. Vi assicuro che il gusto è fantastico. Ultimi due biscottini. Il caffè è quasi finito, a pelo. Ultimo passaggio della crema. Raccogliamo gli ultimi residui di crema dal nostro boccale, sempre se non avete voglia di lasciarlo apposta per poterlo
finire e assaggiare completamente. Andiamo a mettere per 5 ore in frigorifero la nostra teglia ricoperta con la pellicola trasparente, così non assorbe tutti gli odori. Ci rivediamo tra poco. Pronti a vedere com'è venuto il nostro tiramisù? Guardiamo subito, la crema si è addensata e ora procediamo a distribuire per bene con il mugolino il nostro cacao amaro. Andiamo con la prova del 9. Piccolo grande? Ecco qua le nostre due fette, non vedo l'ora di assaggiarle. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se avete provato a fare la ricetta. Questo è il risultato finale. La Tania ha fatto tutto il procedimento, come ve l'abbiamo mostrato nel video, e ora non ci resta che... assaggiare! Dobbiamo per forza assaggiare. È rimasta l'ultima cosa da fare. Esatto, la più bella direi. È un duro lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Fateci sapere qua sotto nei commenti se avete provato questa ricetta, oppure se ne avete una nuova, oppure quella della tradizione. Fateci sapere qua sotto cosa ne pensate e se avete spunti, idee e suggerimenti, fatecelo sapere. Sono ben accetti. Certo. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo e buon appetito. Ciao. Ciao.